Dalla serie dei fedelissimi, buonasera e bentornati al Club con la Robur, puntata numero 14, alla vigilia dell'ultimo turno infrasettimanale. Siena giocherà domani alle 14.30 alla Siena Lunga. Siena in leggera flessione, due pari di fila, non era mai successo finora, ma conserva comunque 9 punti di vantaggio sulla seconda, 10 sulla terza, che è il Terranova, che sfiderà domenica invece a Badesse, e poi vedremo risultati, classifica prossimo turno. Verso la fine di una puntata comunque speciale, perché come lo era martedì scorso avevamo avuto Massimo Maccarone, miglior marcatore in Serie A, adesso abbiamo il recordman di presenze in Serie A, 12 campionati in gran parte con la fascia di capitano, due stagioni da vice allenatore, 4 fedelissimi d'oro vinti, visto che siamo proprio fedelissimi, un premio Robur, insomma tanti premi, tanti bellissimi ricordi e soprattutto un solo capitano, il capitano per antonomasia. Una buona serata a Simone Vergassola. Che accoglienza, è come se non fossi mai andato via. È uno spettacolo, ringrazio tutti i presenti, perché l'affetto si sente sempre ogni volta che torno, è veramente piacevole stare a cena con voi, con loro, e poter fare una chiacchierata insieme, è sempre, sempre bello. Dai. Si ringiovanisce poi, se no si torna indietro con la testa e a
belle annate, bei momenti, a grandi cose, dai, tante gioie, tanti ricordi belli. E poi torneremo indietro perché abbiamo tante immagini, insomma, degli anni della Serie A, anche la tua esperienza con Michele da allenatori al Siena in Serie C. Sarà una bellissima puntata. E prima però volevo fare un breve inciso, volevo fare un applauso a un grande giocatore che ci ha lasciato proprio ieri, che è Gigi Riva, un grande campione del calcio italiano, quindi fare un applauso come omaggio. E non so se hai avuto modo nella tua carriera di conoscerlo. Lui era molto riservato. No, non l'ho mai conosciuto, ho visto tantissime immagini di questo campione a 360 gradi, c'è il record di gol in nazionale, è un uomo che è arrivato in Sardegna, non se n'è più andato, ha fatto vincere lo scudetto al Cagliari e poi è stato sempre nel liceo della nazionale, come credo anche un po' come uomo e simbolo, e tutti ne ha sempre parlato come una grandissima persona. E credo che questi personaggi che hanno fatto la storia del calcio italiano, della nazionale, è giusto ricordarli sempre e far sì che poi nella testa delle persone non muoiano mai, insomma. Ecco, è un peccato, poi purtroppo la vita è questa e ci ricorderemo sempre dei suoi gran gol e delle sue splendide partite. Gigi Riva, simbolo del calcio, simbolo del Cagliari e della nazionale. Simone Vergassola, simbolo assoluto di Siena, 334 presenze, sei il secondo nella storia del Siena, ma insomma il primo nell'epoca recente. La prima te la ricordi, la prima presenza? Perché sono passati 20 anni esatti, o prima, qualche giorno in più. La presenza a Torino con la Juve, sì. Sotto una nevicata incredibile. Esatto. Arrivavamo a Torino che c'era il sole sabato, la domenica. Eccola qua. Sì, eccola qua, partita. 18 gennaio 2004, quindi 20 anni esatti fa, con il numero 6, ancora non avevi il tuo 8. Sì, e sì, la Juve che segnò con Del Piero sul rigore, poi andò sul 4-0 e poi doppietta di Ventola. Sì, ad Nicola, mi ricordo, fece gol. E le tue prime impressioni, insomma, i tuoi ricordi di quella partita, ma anche di quel momento quando arrivassi, insomma. Ma feci pochi allenamenti e poi giocai subito dall'inizio. Fu una cosa strana, particolare, con ragazzi che conoscevo ancora poco, però insomma, mi resi conto che c'era la possibilità poi di fare, secondo me, buone cose, perché c'erano giocatori anche di qualità, a partire da Ventola, da Torre Flo, da Gianni Ghigù, da Cuffré, insomma, giocatori che avevano anche esperienze importanti alle spalle. Lì fu una partita strana sotto questa grande nevicata, in un campo quasi impraticabile, contro uno squadrone. E purtroppo non andò bene, però poi facemmo, secondo me, delle ottime cose, riuscimmo a raggiungere il nostro obiettivo. Il primo gol arrivò poco dopo, il 14 marzo, in un Siena-Ancona, poi ha segnato in tutto 27 reti. Una la volevo ricordare subito, quella con l'Inter, perché arrivò, insomma, la vittoria a San Siro in un'annata comunque sfortunata, perché poi arrivò la retrocessione, però qui la vediamo proprio, l'assist di Calaiò per Vergassola che mette dentro. E noi, l'autore dell'assist, dovremmo avercelo in diretta, in collegamento. Vediamo se ci sente Emanuele Calaiò. Mi sentite? Questa è l'accoglienza. Ciao Emanuele. Ciao a tutti, vedo al tuo fianco il grande capitano. Ciao Manu. Ciao Simo. Manu ho appena finito di giocare a calcio 8. Com'è esatto. Andata? Tutto a posto, ci siamo fatti sta partita per farci una sudata. Ogni tanto per passione continuiamo. Ho visto il gol di Vergassola, sembra il colmo. Lui dovrebbe fare assist a me, invece io l'ho fatto a lui.
È incredibile, eh? Io gli assist non sapevo fare, al massimo recuperavo qualche pallone, tiravo qualche calcio a qualcuno. Bei tempi comunque. Ma eravamo tutti più giovani, Manu. Sì, qualche ruga in meno. Ricordi di Simone, compagno di squadra? Ma io, ovviamente, lui ce l'hai lì vicino, te lo può dire, abbiamo passato anni bellissimi, e avevamo comunque un buon rapporto sia in campo che fuori. La cosa più importante è che noi, diciamo, le nostre fortune sono venute direttamente da dentro lo spogliatoio, non solo in campo, perché comunque avevamo un gruppo compatto. Quando le cose non andavano bene c'erano quei 3-4, io, Simone, Portanova, quei 3-4 che comunque reggevano uno spogliatoio che si ricompattava e si andava avanti. Quindi le fortune di una squadra, secondo me, iniziano dal di fuori che dal campo. Simone è stato un grande giocatore, ma più che altro un grande professionista, perché comunque arrivava sempre prima al campo, e comunque faceva lo stretching prima dell'allenamento, e lottava su ogni pallone, e faceva 4-5 ore di ghiaccio al giorno al ginocchio. Mi ricordo tutto di Simone, perché abbiamo condiviso 4-5 anni bellissimi in campo e fuori. Simone, invece, cosa ricordi di Emanuele? Manu era un amico con il quale abbiamo trascorso tantissimo tempo nello spogliatoio, fuori dal campo, con le famiglie. Allora si era creato veramente un ottimo rapporto. In campo è stato un buonissimo giocatore, era uno che vedeva la porta, sapeva trovare il gol, era fortissimo di testa, sapeva giocare anche con la squadra quando veniva incontro. E poi io ero un po' rompiballe con lui e con gli altri, ero un po' più grande, rompevo sempre le scatole, perché volevo che tutto fosse fatto al meglio a partire dal primo allenamento. Pretendevo da capitano, volevo che ci si comportasse bene anche fuori dal campo. Mi rendo conto che ero pesante, come lo sono tuttora, in famiglia, con i figli, e purtroppo sono fatto così il mio carattere. Però Manu, come dice lui, è stato insieme a me, insieme a Daniele, insieme a Massi Maccarone, è stato un ragazzo importante, a Nando Coppola in un altro periodo, ragazzo importante che dentro lo spogliatoio sapeva dire le parole giuste, sapeva rompere le scatole, era uno che mi seguiva quando c'era da dire qualcosa ai più giovani, quindi ci facevamo forza vicenda. E quello, secondo noi, credo, è stato importante, perché avere un gruppo unito di ragazzi che sapevano lavorare, essere professionisti al 100% è importante quando magari hai un po' meno qualità, soprattutto gli anni della Serie A, rispetto a tante altre squadre, allora dovevi compattarti e lavorare bene. Emanuele, poi ti lasciamo perché devi fare la doccia, devi andare a cena, insomma, se poi fai tardi ed è colpa nostra. Volevo chiederti se segui sempre il Siena, che è sprofondato quest'anno in eccellenza. Ma diciamo che mi dispiace perché Siena comunque è sempre stata una realtà bellissima in questi anni. E purtroppo con quello che è successo comunque con la Montepaschi è stato brutto, e il Siena con gli anni è andato a scendere, e mi dispiace perché si era creata un'oasi felice quando si giocava lì. E adesso seguo poco l'eccellenza come la Lega Pro, perché comunque col lavoro che faccio adesso alleno un under 17 di una scuola calcio, in più seguo il Napoli in diretta, in trasmissione, conduco una trasmissione, quindi faccio fatica a seguire, però io mi auguro che con gli anni il Siena può tornare dove merita, però ci vorrà sicuramente un po' di tempo, una società sana che rimetta tutte le cose a posto, con un po' di soldi per fare delle squadre importanti, per piano piano risalire. Quando ti rivediamo a Siena, Emanuele?
Ma io mi auguro al più presto, perché lo sapete, io c'ho amici, c'ho una casa lì, quindi comunque per via di cose ogni tanto mi vedrete. Il tempo è poco, però mi auguro che magari in qualche festività, che ho un paio di giorni liberi, posso sicuramente passare e venire a salutare degli amici. Ne approfitto per salutare a tutte le persone che stanno lì presenti. Do un forte abbraccio e sapete quanto sono legatissimo a Siena e ai fedelissimi. Do un forte abbraccio a Simone e a tutta la sua famiglia e mi auguro di vederci presto. Grazie anche a te. Ti salutiamo con un coro, con un altro coro del pubblico, vai, dedicato a te. Tanto già lo so, sei da Calaio. Bei tempi. Non so se hai segnato anche stasera, però. Sì, Hai segnato stasera? ancora mi ricordo di vedere la porta ogni tanto. Grazie, Un Emanuele, buona serata. abbraccio, ciao. E allora abbiamo fatto un primo salto indietro con Calaiò. Abbiamo visto il gol con l'Inter, arrivò le prime due vittorie con l'Inter, era l'unica grande a cui mancava, no, questo Sì. scalpo. E poi arrivò proprio all'ultimo. Segnasti anche con il Milan, sempre a San Siro. Eccolo qui. Insomma, immagino anche questo te lo ricordi bene. Sì, al giorno d'oggi probabilmente me l'avrebbero annullato perché Sì, con c'avevo il il braccio VAR. Sì. vicino, non lo so, Sì, perché basta il sì, tocco anche basta sfiorarlo. involontario Però per. il gol dell'1-1, poi prendemmo gol alla fine. Sì. Sì, facciamo una buona partita, una buonissima partita. Era meglio senza VAR, forse. Non lo so, queste partite infinite che ci mettono mezz'ora a capire cos'è, cosa non è, poi sbagliano anche col VAR, mi sembra un'assurdità, però gli errori si fanno lo stesso. Io sarei rimasto al calcio di una volta senza VAR, però. Inter Milan, secondo me il gol più simbolico però è quello con la Roma, in Siena-Roma 3-0, anche per quell'esultanza che poi è rimasta come scatto, no, nella memoria, e ce l'abbiamo anche l'immagine di quel gol, con una qualità non eccelsa, perché insomma andiamo un po' indietro nel Andiamo troppo tempo. indietro, andiamo. Esatto, sì. E ecco, poi anche l'esultanza guardando il cielo è Verso rimasta. Niccolò, un bimbo che era morto qualche anno prima, e erano venuti i genitori a vedere questa partita, una famiglia di Roma, era morto per questa malattia rara, questo bimbo piccolo, e mi erano venuti a trovare, e la mamma mi ha detto, guarda, ho parlato con Niccolò e mi ha detto che farai gol. Io, guarda, mi viene la pelle d'oca ripensarci adesso. Sono passati tantissimi anni e feci gol al volo di sinistra, una cosa che secondo me c'ha un qualcosa di Sì. particolare, di unico, e probabilmente era davvero così. Quella partita finì 3-0. Il 3-0 se lo segnò Frick, che poi esultò simulando un golfista, Sì, diciamo, perché giocava, era i primi tempi che giocava a al golf. golf. E Mario Frick lo abbiamo sentito e non si può fare un collegamento in diretta perché aveva una cena, un evento della Troppo squadra che allena, impegnato troppo Super impegnato. Mario. Sì, No. non ci Noi considerano noi di comuni club. mortali. Esatto, però ha mandato un suo video saluto e quindi ce lo sentiamo. Ciao Simo, sono Mario, il tuo vecchio amico Crucco. Ti saluto dalla Lucerna, dove alleno e abito da 2 anni. Alleno la prima squadra in Serie A svizzera. So che sei ancora arrabbiato per il gol che ti ho rubato contro l'Atalanta, però tu sai benissimo che la palla andava fuori, perciò l'ha messa dentro. Io vi saluto tanto, saluto anche i miei tifosi del Siena. Simo, stammi bene, spero che ci vediamo presto. Ciao amico. Ogni tanto ci sentiamo Sì. con Super Mario, è un ricordo bellissimo anche di un professionista,
di un giocatore che ci ha fatto divertire, che ha fatto che correva come un dannato e attaccava lo spazio benissimo, faceva qualche gol, straprofessionista anche lui, ho dei ricordi piacevolissimi di Mario, ragazzo divertente, che sapeva stare in un gruppo molto bene. Il gol che ti ha fregato? Con Perché non l'Atalanta, sono riuscito a ritrovare le immagini. mi ricordo che avevo fatto un portiere in uscita, avevo calciato e lui è arrivato sulla riga per fare gol, come tanti attaccanti fanno, e io ne facevo pochi e io gli continuo a dire me l'ha portato via, lui sostiene che la palla sarebbe uscita, invece era quasi dentro la porta, quindi sarebbe stato un gol mio che avrei messo nei miei pochi gol e invece me lo fregò. E comunque alla fine i gol, anche perché hai giocato tanti anni a Siena, insomma, sono arrivati, tra poco insomma ne vediamo altri, una doppietta a Livorno in quel 6-3, Belli, sì, bei ricordi, sì. incredibile, ha Mamma segnato anche la mia, questo è Fiorentina. stato un grande. Poi riguardando, ho giocato anche con grandissimi giocatori. La cosa è, a volte uno non ci pensa, no, nel momento. Poi quando riguardi certe immagini, c'era la foto con Maldini, che penso che sia stato uno dei più forti giocatori al mondo nella storia del calcio, e non ha vinto il Pallone d'Oro, non ha vinto il Mondiale, Sì, oppure anche perché erano quegli anni dove la Serie A era era ancora ricca di trainante, campioni. no? Sì, Sì, questa è Nesta. Chi è? Seedorf. Sì, Clares. E quindi sì, ora possiamo andare a vedere anche qualche altro tuo gol, mentre... Tanto ce ne sono pochi, facciamo veloce. Fate i furbi, sì. È qui a Questo è con Livorno, Livorno, sì. sì. Vediamo se... Qui è un Qui è altro gol Enrico che fuori tocca area. la palla, sì. E beh, insomma... Ah, questo era un bel gol, era un bel gol. Anche questa, palla indietro, Sì, raso terra sul palo lungo, sì, non sì, ricordo, sì. sì. Quel 6-3 che insomma succedeva di rado per una squadra che lottava per salvarsi. Poi c'è anche il discorso che insomma la squadra che lotta per salvarsi non è che segna così Sì, non tanto. segna tantissimo, Qui al infatti. gol alla Fiorentina Sì, invece. a E sempre Calaiò Firenze. che tra l'altro fa l'assist. Sì, ora fosse collegato direbbe, ma ha fatto i troppi. Qui siamo con la Lazio, penso, sì. Esatto. E vabbè, insomma, Qua fa scorrono... gol Daniele, non faccio Ah, non gol fai io, gol te, no. no, no, no. Qua fa gol... No, io Ah, faccio sì, fai l'assist. l'assist, Sì, sì. era Qui Daniele, calcio di sì. rigore perché hai battuto Sì, ho anche calcio di battuto anche rigore. un rigore. Questo è l'unico Ho fatto, ho battuto un calcio. rigore, ho fatto un gol, quindi ho la percentuale del 100%. Io lo dico sempre, sono un grandissimo rigorista. Nessuno lo voleva più battere perché non c'era più Maccarone in campo. E io, dato che ero il capitano, ho preso la palla e ho Hai battuto il toccato la rigore. traversa, Ho quindi toccato la se... traversa. Perché era uscito Maccarone, che era rigorista, e quando c'è stato rigore tutti guardavano la palla e nessuno la prendeva, no? Allora, dato che avevo la fascia, ho detto la prendo io la palla e calcio io. Non avevo mai battuto un rigore. Questo è un gol a Genova di un 3-3 con la Samp. Sì. A Sì. E a Genova Genova segno, sì, hai la mia segnato ex spesso. squadra, sì, ha segnato spesso la Samp. Bacchini, sì. Questo era un bel gol. E qui invece sbaglia il rigore Calaiò. Sì, glielo para, qua arrivo di sinistro, io faccio gol sempre a Genova. Sì. 100% sui rigori. Diciamo anche se arriva tu. Beh, insomma, sono tanti ricordi da condensare in quegli anni. Uno in particolare mi viene in mente, la semifinale di Coppa con il Napoli. Siena quell'anno con Sannino si spinse quasi ad un passo dall'entrare nella leggenda, perché questo è il Il ritorno, il Siena aveva vinto ritorno. 2-1 all'andata e arrivò subito tra l'altro un tuo autogol. Sì, su cos'era una punizione, l'ho deviata Sì, con la gamba e facemmo autogol. Io al ritorno all'andata feci autogol Pesoli. sì. Cioè, in due partite facemmo due autogol, che è incredibile. Cioè, come statistica penso che sia. E qua c'è in casa ci rubarono, bravissimo. Il terzo gol ci rubarono, sì. Meritavamo di più, dai, nelle due partite probabilmente avremmo meritato di andare avanti. Sì, Sì. qui segnò Reginaldo, poi D'Agostino e nel finale l'autogol di Pesoli, Napoli prese anche un paio di traverse, questo va detto, però poi diciamo che
C'è stato questo rammarico anche perché il Siena avrebbe fatto la finale con la Juventus e sarebbe garantito Qualificata la alla Coppa. Supercoppa a Pechino. Tipo. No, potevamo entrare in UEFA perché la Juve Ah sì, andava in Champions, sì. sa. Sì. Ma anche la Supercoppa italiana Sì, perché perché la la Juventus Juve aveva e la. vinto entrambe Sì, le ok, è scudetto vero, è e vero. Coppa, e quindi la finalista sarebbe entrata. È vero, di diritto, sì. E là uno si rifà, beh, è vero che il Siena doveva ancora salvarsi, però non credo impiegò tutti i titolari, no? Perché Sannino continuò con quella politica del dare Sì, perché fiducia alle sì, io riserve. all'andata ero in panchina, mi ricordo che non giocavo in Coppa Italia e c'era Andrea Rossi che faceva il capitano perché era il più vecchio all'epoca e al ritorno, quando invece giocai titolare, chiesi al mister di lasciare la fascia Andrea perché l'aveva fatto lui in Coppa e mi sembrava giusto che continuasse a farlo lui e quindi lasciai volentieri la fascia a lui. E purtroppo non andò Beh, era un bene, Napoli era Napoli fortissimo. molto forte, però tra l'andata e il ritorno, secondo me avremmo meritato qualcosina in più. Ecco, peccato In perché casa si sì, rovina. in casa facemmo molto meglio. Sì. Poi al ritorno da loro era anche più difficile perché comunque in casa loro erano molto forti, insomma. Facciamo un attimo un'interruzione di questo tuo percorso nel Siena perché abbiamo pronto il secondo collegamento e quindi torniamo, cioè andiamo un po', in un certo senso torniamo con l'attualità perché è un personaggio che fa parte del Siena di adesso, ma faceva parte anche del Siena che hai allenato con Michele Mignani. In collegamento con noi c'è Simone Guerri. Simone, buonasera. Porca miseria, devo dargli del lei anche a Simone adesso. Buonasera a tutti, ciao Simo. Ciao Simo, ti posso dare Ciao. ancora del tuo o ti devo dare del lei? Fate morire voi allenatori, guarda. Potrei dire lo stesso di voi direttori. È giusto, giusto. Come stai? Bene, bene. Tu come stai? Bene, sei lassù in classifica. Sei sempre più giovane, sei io. Mi sono tagliato la barba apposta perché era tutta bianca e sapevo di venire qua. Ho detto: devo far vedere che sono ancora giovane. Domani sono 48, Simo, ma me ne sento a volte 60-62. Allora, i due Simone avete condiviso il tuo primo anno da vice allenatore con Michele Mignani. Simone era all'ultimo anno da calciatore invece, in quella stagione incredibile dove ve la giocaste con il Livorno, poi la finale famosa di Pescara, quei playoff incredibili, no? Reggiana, Catania. E quindi volevo partire da Simone Guerri intanto, cosa ti ricordi di quell'anno e cosa ti ricordi di Simone Vergassola, com'era come vice allenatore, visto che era al suo debutto comunque. Sì, allora vabbè, di quell'annata mi ricordo tante emozioni soprattutto. Mi ricordo, io era il secondo anno che ero lì, quando arrivarono Michele Mignani e Simone Vergassola. Io con Simone, ti ricordi Simo, siamo stati anche al corso allenatori, eravamo insieme. Solo che non avevamo confidenza e io ero nel senso, vabbè, poi dopo sono andato nel Siena a giocare, a finire la carriera lì e quello è stato il primo incontro che abbiamo avuto. Dopo niente, di quell'annata lì mi ricordo tante emozioni, ecco, purtroppo anche con la delusione finale, però è stato un anno bello, splendido e soprattutto. Cioè mi ha insegnato tanto anche da direttore, no? Da direttore, aver vissuto come allenatore Michele Mignani e Simone Vergassola mi ha insegnato che questo lavoro ci vuole tanto equilibrio e essere persone anche corrette, coerenti, e per bene. Quindi io ho appreso questo da loro, nello specifico di Simone, nel senso. Sia quando l'ho vissuto da calciatore, nel senso che nel corso allenatori, chiaro, abbiamo fatto altre carriere, vedevi, insomma, Simone Vergassola, un curriculum di tutto rispetto, no? Nel senso, rispetto a me, io poi da centrocampista, quindi potevo solo imparare, però è proprio l'aspetto umano che ti colpisce delle persone, e sono quelle comunque sia, lo riscontri nella vita, poi anche nella professione, che comunque. La carriera che stanno facendo insieme come coppia,
è tutta comunque, secondo me, in ascesa. Credo che la persona appunto vada prima del professionista, in questo senso, ecco, possa aver appreso questo, sì, sicuramente. Simone, invece, cosa ti ricordi di Guerri, che appunto era uno dei memori dell'esperienza dell'anno precedente con quella salvezza molto faticosa, un anno travagliato, però era un giocatore simbolo e anche un esempio perché non giocava tantissimo. Ricordo il gol con l'Olbia, poche presenze nonostante. Simone era un professionista esemplare, era un ragazzo che sapeva stare nello spogliatoio, ci ha dato una mano perché era uno dei più grandi, dei più esperti, è stato sempre impeccabile nei comportamenti, quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre benissimo, ha dato il suo contributo, e anche negli atteggiamenti, nel modo di allenarsi, nell'aiutare i compagni, nel richiamare i compagni, è stato veramente da esempio. Mi piace che lui ricorda di me, di Michele, delle persone, prima di tutto delle persone, ecco, che hanno un minimo di coerenza, che provano a fare le cose nel rispetto dei ruoli, senza voler esagerare o fare qualcosa di poco corretto, ecco. Quello secondo me è importante. Poi i risultati e le vittorie dipendono da tante situazioni, cioè trovare il perché e il per come in una partita si vinca o si perda, ci sono 3.000 sfaccettature e non è mai semplice. Quell'anno fu fantastico perché noi siamo partiti con altri obiettivi probabilmente, ce la giocammo tantissimo con il Livorno fino alla fine, purtroppo non vincemmo lì, andammo ai playoff, fu bellissimo perché quella partita sia con la Reggiana, i rigori a Catania, peccato la finale che eravamo veramente decimati e quando ti mancano tanti giocatori, non ce ne mancavano 6-7 mi sembra, non è mai facile neanche per le grandi squadre, quindi anche per noi fu più difficile. In più il Cosenza probabilmente arrivò anche fisicamente un pochettino meglio, fece una rincorsa, avevano tanta carica e anche tanti buoni giocatori, e purtroppo andò male la finale. Fu un peccato perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ecco. Abbiamo anche delle immagini di quella finale, non ci vogliamo fare del male. Continuiamo a farci del male. La domanda che si sono fatti tanti a quella vigilia con un Siena decimato è perché non, tra virgolette, snaturare il Siena che era arrivato fin lì, magari più abbottonato, mettendo per esempio Guerri titolare. E non un tridente con Emma Hus, e quindi comunque cioè, più un atteggiamento più spericolato, magari anche in linea con quello con cui. Perché non volevamo perdere la nostra identità, con quel modulo, giocando provando a giocare quel calcio, avevamo ottenuto dei buoni risultati e ci sembrava sbagliato provare a cambiare modulo, anche nei confronti dei ragazzi, perché era un modulo sul quale lavoravamo sempre. Sarebbe stato probabilmente anche più complicato provare a cambiare. Poi, sai, col senno di poi è facile dire se avessi affrontato la partita, però avevamo questa idea in quel momento, e sai, t'alleni e prepari una partita, e poi, come dicevo prima, ci sono tante situazioni che cambiano. Purtroppo non è andata come speravamo, di sicuro. Simone Guerri, vuoi aggiungere qualcosa anche di questa finale? Ma che dire, nel senso, c'ho un ricordo amaro sicuramente per quanto riguarda questa considerazione, no, che avete fatto sul cambiare modulo, no? Ma magari lì per lì da calciatore lo potevo anche, no, pensare di, magari come voi in questo momento, però credo che a distanza di tempo, poi pensando anche a come pensano gli allenatori, ma come penso anch'io, credo che lo snaturarsi per poi magari perdere comunque tutto sia un po' un tradire un percorso. Quindi io credo che alla fine
uno debba essere sempre, sempre coerente. E poi, chiaro, col senno di poi si può dire tante cose, però è andata così. Ci teniamo comunque sia un percorso bello, percorso importante, dei rapporti umani che sono nati, che credo che poi rimangano, e ci riteniamo. Poi ognuno di sé ne fa sicuramente esperienza. Simone, cosa stai seguendo, insomma, il percorso di Simone Guerri da direttore sportivo del Siena, questo Siena Sì, leggo che sempre sul sito dei Fedelissimi, insomma, come stanno andando le partite, perché mi fa piacere se Siena fa bene. Mi sembra che Simone abbia costruito una buonissima squadra. Ci sono anche due ragazzi, uno era suo compagno di squadra, Alessio, che per noi è stato un giocatore importante all'epoca, e c'è Lorenzo Lollo che noi abbiamo avuto a Bari, che è un altro giocatore di livello molto importante. Stanno facendo bene, siete su in classifica, avete, mi sembra, 9 punti di vantaggio con una partita da recuperare, quindi continuate così perché state facendo alla grande, non bisogna mai abbassare la guardia perché sai come, cioè, lo sai benissimo come vanno le cose. E complimenti per ora e spero di farteli anche a fine campionato perché vuol dire che le cose sono andate bene, però è stato, mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. Poi tocchiamoci, incrociamo le dita e continuiamo a lavorare sodo. Grazie, A grazie Simone. te, Simo. Bene, grazie a Simone Guerri per essere stato con noi. Buon Grazie a te, lavoro, ora non mi, Simone, no, e non mi buona inviti serata. mai, eh? Non mi inviti mai, eh? Comunque, vabbè. Io ci provo sempre, ma Simone Guerri, da quando ora è direttore sportivo del Hanno Siena, troppe cose da fare i direttori. Hanno No, troppe cose da è il fare. nostro addetto stampa che non mi ci manda. Il nostro addetto stampa ha lavorato che non ci Ecco. manda. Grazie a tutti. Grazie Simone per Ciao essere stato con Simo. noi. Buona serata. Ciao, buona serata, grazie a tutti. Allora, non so se c'è una domanda, intanto dal pubblico potete intervenire quando volete, così come da casa invito a condividere la diretta, mettere mi piace e commentare. Vai. La mia è una constatazione perché la finale che fu fatta a Pescara è stata figlia degli accadimenti, degli avvenimenti che avvennero nello stadio Massimino a Catania, e quella è stata una vergogna del calcio italiano, perché poi da quegli eventi noi avevamo praticamente mezza squadra fuori, e quando noi ci presentammo a fare la finale a Pescara, praticamente era una partita che era già stata decisa a tavolino. Per cui, ecco, secondo me noi siamo andati un attimino avanti, però ci tenevo a fare Sì, questa sì. precisazione, perché poi quella finale, che andò come andò, fu figlia degli accadimenti avvenuti a Catania. Non so se Simone lo può confermare. E forse. Perché, scusate, ma siccome poi il giorno dopo andammo in una quantità industriale di tifosi a cogliere la squadra, il pullman che Il arrivò, pescaio, io sì. mi ricordo, perché insomma un po' di trasferte, un po' di situazioni l'ho vissute, e io mi ricordo che i giocatori del Siena scendevano dal pullman. Io non lo so, forse sarà stata la trasferta, il pullman, la stanchezza, io non lo so. Però io vedevo nelle facce di questi giocatori come se fossero tornati da, non lo so, da una guerra, se fossero tornati dal fronte. Ecco, avevo questa sensazione di vedere queste persone, questi giocatori Stremati, provati, da questa sì. esperienza. Eh sì, Catania fu particolare, sì, di sicuro. Probabilmente dovevamo essere più lucidi, però non è mai semplice quando ti giochi
una partita ai rigori e poi finisce la partita e cerchi di esultare, cerchi di andare nello spogliatoio, ti fermano, c'è confusione, prendiamo delle squalifiche lì, ci butteranno fuori dei giocatori. Purtroppo, come hai ribadito tu, ci presentammo senza sei titolari, con D'Ambrosio che non stava bene, che infatti non gioca dall'inizio, con Guberti, Guberti che non stava bene e lo facemmo entrare perché provavamo a far entrare i ragazzi più grandi, perché poi in panchina avevamo anche dei ragazzi della Beretti. Peccato, peccato, perché io sono convinto che se quella partita ce la fossimo potuti giocare ad armi pari, cioè con la squadra, non dico al completo, ma almeno con altri tre giocatori titolari potenziali in campo, te la saresti giocata tranquillamente alla pari. Al di là che poi, ripeto, il Cosenza era una buonissima squadra perché ha giocatori che poi hanno fatto la Serie B e aveva giocatori di livello. E noi probabilmente avevamo una rosa con giocatori anche meno esperti, a parte Marotta, gli altri erano tutti meno esperti, però. Sai, se ne togli sei alla Juve, all'Inter, secondo me fanno fatica anche loro, sono grandissime squadre, figurati al Siena, quello è stato il Pichino, peccato, è stato quello, è stato. Rondanini, Gerli, Boulevardi, Santini, tutti Tutti i squalificati. giocatori che avevano dato tanto quell'anno, a partire da Fabio Gerli lì in mezzo, a Santini che l'ultimo periodo, cioè, faceva tanti gol, L'impressione che ebbe io è che Boulevardi, a Pechino il correva Siena su quella palla. pagò in un certo senso la partita con la Reggiana. Perché poi uscirono le dichiarazioni del presidente della Lega dicendo i playoff falsati, e quindi tutta l'attenzione andò sul Gravina, sì, tutta l'attenzione andò sul Siena, Sì, sul sul rigore. rigore dei Santini, e quindi non so, è stato tutto un po' un Sì. aggravarsi. C'è un altro intervento dal pubblico? No, no, no. Vabbè, quella è, insomma, è una parentesi a cui volevo arrivare. Prima però volevo tornare appunto all'ergastolo calciatore e a tornare a un'altra nota dolente, cioè l'ultima partita dell'AC Siena. Quella in quel di Varese, il Siena si fermò al palo, il palo di Rosina, che poteva dare i playoff e chissà, un futuro diverso. Poi magari sarebbe cambiato poco, l'agonia sarebbe, a livello societario sarebbe continuata per qualche anno e basta, chi lo sa. Però era un Siena che comunque in campo stava facendo qualcosa di incredibile con Mario Beretta in panchina, con i punti di penalizzazione, con una società assente o peggio magari, perché a volte è meglio essere assente senza fare danni, e però in campo era la squadra più forte del campionato, cioè senza punti di penalizzazione sarebbe andata, Sì, ce la saremmo sì, giocata probabilmente con l'Empoli, tranquillamente c'era con le Palermo-Empoli. prime. Sì, eravamo un'ottima squadra. Purtroppo la penalizzazione, il fatto che poi da metà campionato, sai, quando ci sono problemi che iniziano a non arrivare gli stipendi, a capire che c'è possibilità di fallire, nello spogliatoio parli più non di campo, ma di cose fuori dal campo, che comunque sono abbastanza importanti perché c'erano, al di là di alcuni di noi, io compreso, che eravamo più grandi e potevamo stare tranquilli, più tranquilli, però c'erano anche ragazzi giovani che comunque dovevano pagare l'affitto e comunque mangiare. È una situazione difficile, complicatissima, e purtroppo Rosina quell'anno sbagliò il rigore all'andata col Sì, Varese e al credo. ritorno col Varese, e Alessandro era un signor rigorista, era bravissimo a mettere i rigori. Purtroppo probabilmente doveva andare così, è stato un peccato perché è finito tutto in maniera molto, molto strana, molto, non lo so, io me la presi tanto col presidente all'epoca, Mezza Roma, col direttore Antonelli, che secondo me non si comportò bene. Poi adesso non è neanche il posto adatto per parlarne, però. Glielo dissi chiaramente dentro lo spogliatoio. E fu una cosa complicatissima, difficile, un peccato perché eravamo un bel gruppo. Il mister secondo me, era un grande condottiero e andò male. Peccato perché poi è finito tutto, è finito. E invece bastava poco, anche la banca, le istituzioni potevano secondo me gestirla meglio, perché poi c'erano dietro loro. Poi dopo si è capito che c'erano altri problemi, però
non lo so, si sono persi tanti, tanti soldi, c'erano tanti debiti, si è buttato all'aria tutto. Secondo me, se fosse stata gestita un po' meglio, il Siena quest'ora era ancora a livelli più alti, sicuramente. Resta l'amarezza di non aver costruito niente con una pioggia di denaro, no? Io quando mi ricordo che dicevo, ma compriamo qualche giocatore in meno e facciamo un piccolo centro sportivo, che basterebbe poco. Invece noi avevamo rose da 30 passa giocatori che non servivano, perché facevi il campionato e basta, e non c'erano ancora le panchine come ci sono adesso. Però non c'erano i 5 cambi. Bravissimo. C'è una domanda intanto. Ciao Simo. Ciao, buonasera. Ora, naturalmente, te sei la bandiera, storica del Siena, e quindi hai passato tanti anni con noi, hai avuto esperienze in Serie A, poi anche in Serie B, quindi hai visto tanti, tanti giocatori. Sinceramente, così fuori da tanto la gente ha smesso, quindi te lo può permettere. Qual è il giocatore più forte che secondo te ha avuto il Siena in quel periodo? Alle volte non si parla, no? Chi dice Locatelli, chi dice Chiesa, chi dice Maccarone, chi dice... cioè ognuno c'ha la sua, no? Secondo te, da giocatore, io sto parlando da allenatore, più completo, quello proprio Bergasso. Non lo sono stato, sono onesto, non lo sono stato. Hai vinto 4 fedelissimi d'oro. Vabbè, però, che comunque riassume la media voto di tutti i giornali locali. Sì, vabbè, però ce ne passa. Io allora ti dico, mi ricordi. Allora, Chiesa è arrivato che era a fine carriera con un ginocchio, Enrico era fortissimo, come toccava la palla lui, come calciava in porta, come vedeva la giocata prima, insomma Chiesa era veramente forte. Torre Flo, secondo me, Torre André Flo era un fenomeno, cioè lui coi piedi, pur essendo più di 1,90, toccava la palla con una facilità, con una padronanza, con una classe che era incredibile. Era molto più bravo coi piedi che con la testa, anche se ha fatto quel gol alla Fiorentina, ce lo ricordiamo tutti. Taddei, c'è stato un momento che era devastante, perché c'aveva questo cambio passo, c'aveva questo dribbling, faceva gol. Thomas ti metteva in porta, riusciva a liberarsi, era veramente il numero 10 di una volta, che tra le linee... Thomas era forte, ma Maccarone ha fatto dei gol che dici, cavolo, come fa a fare quei gol lì? Era devastante anche Massi. Io c'ho un ricordo, secondo me, di un altro giocatore fortissimo, che era Brienza. Franco Brienza faceva delle cose con la palla e lo mettevi a fare il trequartista, la punta, la seconda punta, la mezzala, il terzino, sapeva fare tutto, perché era un giocatore... Lì, intelligente. Cioè ce n'è di giocatori forti, è difficile dire qual è. Ho detto dei nomi, me ne sono scordato di sicuro qualcuno, però questi sono quelli che ricordo forse con meglio. Pego ha fatto un'annata strepitosa, ce ne sono stati di ragazzi forti. Manninger ha fatto degli anni importanti. Daniele dietro, Portanova, per l'amor di Dio. Ma me ne scordo con la vecchiaia, mi inizio a scordare le cose, me ne scordo. Quindi... Mignani no. Bravo, un po' troppi. Citiamo anche Mignani a questo punto. Michele se non si offende, poi mi tira le orecchie. Michele era un buonissimo giocatore, c'aveva buoni piedi e buone letture, forse non era velocissimo, però c'aveva ottime letture, era uno che sapeva il fatto suo, anche se ha fatto poi poca Serie A, però aveva veramente letture da giocatore importante. Domanda da Jacopo Fanetti. Buonasera Simone, intanto grazie di essere venuto. Io invece avevo una domanda, una curiosità sulla tua esperienza da allenatore, sulla vostra esperienza da allenatore. Avete fatto diversi anni in Serie C, prima di passare in Serie B. Volevo sapere quali differenze avete incontrato, diciamo, in questo passaggio, e se le avete trovate più a livello tattico, più a livello atletico, più a livello tecnico, insomma. E se, ripensando alla squadra che arrivò in finale, insomma, visto che aveva anche un imprinting ben preciso, insomma, quello che gli avevate dato con mister Mignani, se la poteva, secondo te, giocare
in Serie B, una Serie B che insomma ci sarebbe aspettata di diritto, o seppure insomma sarebbe servito qualche innesto, qualche, però ecco, come imprinting di squadra. Allora, la Serie C di sicuro c'è un po' meno fisicità in alcuni giocatori, però c'è parecchia corsa, parecchio pressing, spazi stretti, un campionato difficile. La cosa complicata è che vai in alcuni campi, o vai nel campetto proprio piccolo, anche con poca gente, oppure vai in stadietti dove il terreno di gioco, adesso voi ne sapete qualcosa in eccellenza, che trovate dei campi che sono un disastro, anche in Serie C in alcuni campi è veramente complicato magari giocare. Quando sali in Serie B, secondo me il livello generale sale, sia nella qualità del giocatore, nella tecnica, ma anche nella fisicità. È vero che poi quando salendo c'è più fisicità, più qualità, e in Serie A ce n'è ancora di più. È il calcio, funziona così secondo me da sempre e sarà sempre così. Quell'anno, se fossimo saliti, secondo me la base sarebbe rimasta quella, poi qualche innesto probabilmente andava fatto, perché avevamo tanti giocatori che avevano poca esperienza già in C, e quindi secondo me sarebbe servito qualcosina, però partivi da una base, da un'idea di gioco, dal fatto che comunque eri cresciuto tanto, e secondo me poteva bastare poco, perché poi è sempre più difficile vincere rispetto magari poi a salvarti nella categoria superiore, perché poi vincere è sempre complicato in tutte le categorie, dalla prima categoria, dalla promozione, è sempre difficile. E invece se devi fare un campionato per stare dentro è sempre più facile, ecco, quindi ce la saremmo giocata. Peccato che l'anno dopo non hanno cambiato il regolamento, hanno cambiato la regola come volevano, diciamo. Ci saluta Federico intanto da YouTube, ciao, ricambiamo. Allora, a proposito di quegli anni lì, nel 2018, nel febbraio 2018, ci fu la premiazione ai Fedelissimi, la sede prima di questa in San Prospero, vincesti il premio Robur dei Fedelissimi, e in quell'occasione c'era il Siena, c'era anche Michele Mignani, ovviamente, che fece un discorso, non so se te lo ricordi, a fine serata, forse anche un po' alticcio, e in cui raccontò un po' la persona Simone Vergasso, partendo dall'aneddoto che vi legava dall'inizio, perché tu dovevi arrivare a Siena, lui doveva andare a Torino, ma lui si impuntò, la trattativa stava per arenarsi, esatto. E per colpa sua non avremmo potuto parlare con te oggi di tutte queste cose, invece no, poi andò bene. E è partito proprio da quel discorso. Abbiamo recuperato e riassunto il suo intervento e ce lo sentiamo. Come immaginavo che il mio discorso sarebbe arrivato piuttosto tardi. Se non immaginavo che sarebbe stato un po' di vino a tavola, mi sono sognato di andare. Io dovevo andare a Torino, cioè lo scambio doveva essere Mignani a Torino per Gasso da Siena. Poi non so come mai è successo che Mignani è rimasto a Siena e Vergasso è arrivato a Siena. E io sono felice. Come immaginavo che il mio discorso sarebbe arrivato piuttosto tardi. Se non immaginavo che sarebbe stato un po' di vino a tavola, mi sono sognato di andare. Io dovevo andare a Torino, cioè lo scambio doveva essere Mignani a Torino e Vergasso da Siena. Poi non so come mai è successo che Mignani è rimasto a Siena e Vergasso è arrivato a Siena. E io sono felice. Ora butti in terra Wadi. Siamo fissati bene. Questa è una serie seria. Ho trovato un amico vero e una persona intelligente che sa ascoltare e capire gli altri. E alla fine, cioè oggi, ho un collaboratore fidato, un collaboratore fidato e un bravo vice allenatore. Questo è Simone, grazie. Allora, vorrei partire da qua per descrivere un po' Michele Mignani e anche il vostro rapporto, come si sta evolvendo adesso che noi vi abbiamo seguito nei 2 anni a Siena, poi avete preso la vostra strada
facendo molto bene perché avete sfiorato la Serie A, quindi insomma come sta andando? Con Michele si è creato subito un ottimo rapporto all'epoca quando io alla fine poi riuscii a venire a Siena e lui rimase a Siena. E devo dire, grazie a questa cosa che ho conosciuto subito una bella persona, ripeto, lui all'epoca era capitano, era secondo me un ottimo giocatore, era piacevole, era ragazzo in gamba, era uno che sapeva sempre quello che doveva fare sia in campo, fuori dal campo, si era creato subito la sintonia giusta, poi diventammo amici, ci siamo frequentati anche fuori dal campo e si è creata una grande sintonia. Siamo stati in camera assieme, quando andò via eravamo in camera assieme, infatti ci rimasi malissimo, mi dispiacque tantissimo, andò a Trieste, eravamo in ritiro a Roma e siamo rimasti sempre in contatto, quando tornava a Siena ci vedevamo, ci sentivamo. Quando è iniziato la carriera, è iniziato nelle giovanili, e quindi l'ho visto iniziare, l'ho visto col settore giovanile, poi è arrivato col mister Beretta in prima squadra, e mi faceva strano averlo lì come collaboratore, però si vedeva che aveva voglia di imparare, di dire la sua, di proprio. Quando è iniziato la prima volta ad Olbia, eravamo stati a trovare il mister Beretta a Cagliari, che lavorava a Cagliari, e c'era stata questo sentore che c'era possibilità che l'Olbia cambiasse e il mister aveva fatto il nome di Michele, e io all'epoca ero tesserato con un mio caro amico a Sarzana nel settore giovanile della sua squadra per poi fare il corso, quindi non potevo seguire Michele, infatti andò ad Olbia da solo, si trovò un collaboratore lì del posto e il primo anno e mezzo stette da solo. Poi quando è tornato a Siena c'è stata questa possibilità, me l'ha chiesto e io gli dissi subito di sì, perché io avevo smesso di giocare e dovevo capire cosa fare da grande, però era un'opportunità importante, dato che conoscevo bene Michele, c'era un ottimo rapporto, ho detto certo Michi che ti seguo, e sono arrivato a lavorare con lui è sempre stato piacevole, perché è un ragazzo che sa essere serio quando c'è essere seri, sa ridere, scherzare, come dice lui, cazzeggiare in alcuni momenti, perché ci vuole anche quello, perché essere sempre troppo seri non va bene, e ti dà la possibilità di dire la tua. Io ho sempre detto quello che pensavo, ho sempre cercato di dirglielo nella maniera giusta, perché a volte bisogna dirlo in una maniera, a volte certo, in un'altra, e secondo me lui è cresciuto, siamo cresciuti, ci siamo evoluti anche e siamo andati avanti. C'è stata la possibilità di andare in Serie B qua, purtroppo è finita come è finita, siamo andati a Modena, abbiamo fatto le nostre cose. Abbiamo avuto questa grande opportunità a Bari, dove abbiamo vinto il campionato, l'anno scorso purtroppo è finita come è finita, però secondo me la cosa buona delle squadre di Michele, un po' anche mie, perché poi sono il suo primo collaboratore, è che si nota una certa identità, una certa compattezza, una certa idea di gioco sia in una fase che nell'altra, e quella è importante, ecco, secondo me quella è importante. A Michele gli voglio bene poi come fosse un fratello leggermente più grande, perché è un pochettino più grande di me, ho grande rispetto di lui, ho grande affetto e grande stima, credo che sia reciproca, ormai ci si capisce al volo, a volte quando si gira verso di me so già quello che mi vuole chiedere, e quando sto per dire una cosa sa già quello che gli rispondo, perché ormai veramente dopo tanti anni c'è questa intesa che è bella, quindi io lo devo solo ringraziare, perché mi ha dato l'opportunità di lavorare, di essere con lui e di vivere tante cose piacevoli. Poi ci sono state tante vittorie e anche delle sconfitte che hanno fatto male, che ti segnano, però quello fa parte della vita, del lavoro che facciamo, e poi c'è il fatto che adesso siamo
siamo a casa e siamo senza squadra, però fa parte del gioco, è più facile, insomma, non è che mandano via i giocatori, ma mandano via gli allenatori, il calcio è questo, va bene così, e quindi andiamo avanti e speriamo di poter rilavorare il prima possibile e poi crescere insieme ancora. Certo, e magari in futuro di rivedervi a Siena, quando il Siena avrà ripreso un po' di slancio. Io auguro al Siena, io lo seguo sempre tramite tramite i fedelissimi, il vostro sito, seguo un po' tutte le cose, faccio sempre il tifo da distante, poi se ci sarà l'opportunità c'è Robert Kint che è con loro, che è un caro amico, che mi ha massaggiato per anni e ha cercato di farmi correre il più possibile, un ragazzo in gambissima, c'è Ezio Targi ancora con loro, di sicuro c'è, non so se c'è Nermi ancora, e quindi io a queste persone sono legato, voglio bene, e avendo vissuto tanti anni qua con voi, faccio il tifo per voi, e spero che il prossimo anno sia già Serie D, per poi ritrovarvi in Serie C il prima possibile e rivederci insomma, nei campionati ancora più importanti. Ecco, ve lo auguro con tutto il cuore, perché comunque sapete il bene che vi voglio e l'affetto che nutro in vostri confronti, perché poi è quello che mi avete sempre dato e è impossibile non ricambiarlo. Ecco. Allora, siamo quasi in fondo a questa lunga puntata, direi di tuffarci nell'eccellenza, ecco, il nostro campionato, perché noi viviamo nell'eccellenza, però ci siamo cullati le periodi d'oro e questi sono i risultati di domenica scorsa, le leggiamo con te Simone, con il Signa Rondinella, 1-0, il Terranova che ha vinto con il Mazzola, 1-1 tra Rufina e Puntassieve, stesso punteggio per Baldaccio, Bruni e Scandicci, 0-0 di Castellanese Asta, la Fortis che ha battuto la Lastrigiana 1-0, il 3-1 della Siena Lunghese a Foiano, che sarebbe la prossima avversaria tra l'altro del Siena e la Siena Lunghese, e questo pari 0-0 con il Firenze Oves per la Robur. Ha riposato la Collegiana, andiamo a vedere la classifica, il Siena mantiene comunque un discreto vantaggio, sono 9 punti dal Signa secondo, sono 10 dal Terranova terzo, e dal quarto in giù invece c'è già un bel solco. Il Siena, con l'asterisco, è una delle poche squadre, insieme a Collegiana, Rondinella e Fortis Juventus, ad aver già riposato. Quindi questa è la classifica. E andiamo a vedere anche il prossimo turno, cioè che ci siamo, ovvero domani alle 14.30 si giocheranno Collegiana-Signa, Firenze-Oves, Fortis Juventus, Puntassieve-Castiglionese, Rondinella-Valdaccio-Bruni, Scandicci-Rufina, Siena-Lunghese-Siena, Asta-Mazzola e Terranova-Traiana-Foiano. Fa un po' effetto, insomma, il Siena che affrontava le big del calcio, non si vuole adesso leggere gli altri avversari, però credo che comunque sia la società, sia i tifosi, la Juventus c'è, sì, è la Fortis nella Juventus, ma sia i tifosi che la società si sono calati comunque nella dimensione con umiltà. Quello è importante, capire dove siamo e quindi adattarsi subito alla realtà che si vive, credo che sia la cosa fondamentale quando fai questo sport. Bisogna lavorare sodo come sempre, mi sembra che lo stiano facendo. Ragazzi che hanno competenza ci sono, perché mi hanno ricordato prima Robert, Simone che è intervenuto è un ragazzo di quelli in gamba, che ha iniziato da poco, però mi sembra abbia le idee giuste, e poi se c'è alle spalle comunque una società che ha voglia di provare a fare le sue cose per bene, e mi sembra che sia il caso di questa nuova società, insomma, si notano anche i risultati, ecco. E tra l'altro il Siena domani, dove ritorno da Siena Lunga, inizierà una collaborazione, un tour anche nelle contrade, che è una cosa che conosci bene. Domani sera sarà nella Lupa, ci saranno Giusti, Aci, Agostinone, Morosi, Masini, Musai, Lollo, Boccardi, Candido, Agbe e Siliberto, più il mister con Pascolini, il preparatore dei portieri. Bravissimi, sono tantissimi. Sono tantissimi, sì. Robert quindi sarà con loro, anche Andrea Deborato e Luigi Conte. E poi è bello, perché così si capisce, si vive la città, perché come si sarà reso conto, insomma...
a Siena il Paglio e la Contrada sono fondamentali e l'amore che hanno per la loro città e per la loro Contrada penso che sia difficile ritrovarlo da altre parti, in altre città d'Italia. Ecco, questo è incredibile, quindi riuscire a viverlo secondo me è bello e è una cosa in più anche per la società. Bravi. Domani la Lupa, il 31 gennaio l'Oca, il 6 febbraio la Torre, questi sono i primi tre appuntamenti, ma ci sono già altri in calendario organizzati ovviamente con la regia per quanto riguarda il Siena di Andrea Levorato. Siamo in chiusura di puntata, direi, se non ci sono altre domande, altri interventi. Io ringrazio in primis Simone Vergassola per essere stato con noi, davvero ci ha fatto molto piacere. Grazie di cuore a voi, a te. Ovviamente grazie chiaramente anche al CNFC per la presenza e per la collaborazione che va avanti finora. Grazie anche a Luca Giuggioli, perché è il regista, un pochino l'ideatore, diciamo, di questa puntata, perché lui ha contattato per primo Simone e ha convinto Simone a venire qua, e poi ha contattato anche Emanuele Calaiò. Grazie, è stato un po' più difficile. quindi grazie a Luca. Il 21 nell'onda, il 21 febbraio nell'onda, il Siena. E grazie a tutti ovviamente voi per averci seguito. L'appuntamento va a martedì prossimo con un'altra puntata di iClub con la Robur. Ciao a tutti, ora può partire Roburrone di nuovo. Il coro, ragazzi, oro We'll be right back.